Stefano Project We Work It Works, tradotto in azioni oltre 20 anni di progetti di sviluppo ad Antintorona, un villaggio sull'isola di Nosy Komba in Madagascar. Stefano e Stefano Palazzi, un testardo romano che come ogni anno ha organizzato a bordo di un barcone sul Tevere una serata di sensibilizzazione e raccolta fondi per rendere gli interventi sempre più avanzati e autonomi. Nostra intenzione è quella di creare un modello di sviluppo vero, reale, che sia riproducibile in dimensioni molto più grandi. E quindi ci avvaliamo di tutti i dettagli tecnici e sociali per arrivare al livello più alto possibile. Siamo riusciti nel tempo a focalizzare l'attenzione di realtà altre che la nostra medesima e ci inseriamo così in programmi a livello mondiale per creare del vero sviluppo. Nel corso dell'incontro si sono susseguite le presentazioni da parte dei responsabili dei diversi interventi che spaziano dalla diffusione dei servizi igienici all'avvio di laboratori artigianali, dall'impianto di pannelli solari per produrre energia elettrica ai programmi di istruzione formale e a molto altro. Progetti ispirati ad una logica ben precisa e sostenuti da un'associazione che opera in Italia. Il nostro compito è fare in sostanza fundraising e cercare di sensibilizzare anche le istituzioni ad aiutare effettivamente un progetto che sta funzionando e sta dando degli ottimi risultati. La teoria qual era? Quella di costruire qualcosa che rimanesse, che non dipendesse dal bianco benefattore. I progetti di sviluppo normalmente si basano su un intervento di un territorio, portare qualcosa di importante, anche di essenziale, ma poi quando finisce il progetto e lì non rimangono che macerie. Il goal, il risultato massimo, è quando una popolazione riesce a vivere con quell'aiuto che gli è stato portato all'inizio, ma che poi diventa il proprio sviluppo, la propria forma di vita normale. Chiunque volesse entrare in contatto con We Work It Works può ottenere le informazioni necessarie tramite il sito web e la pagina Facebook.